Shai la gatta sorprende ancora una volta i telespettatori del Grande Fratello 2024. Nella notte, l'ex Belin ha fatto una confessione inaspettata al trio di Non è la Rai, che ribalta completamente la sua situazione sentimentale all'interno della casa. Una svolta hot. Dall'inizio del reality, la ballerina ha diviso le sue attenzioni tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Dopo tentennamenti e dubbi su chi fosse davvero l'uomo giusto per lei, Shaila sembrava aver trovato la sua risposta: non sarebbe stato il pallavolista argentino. E lui, davvero gentiluomo, ha deciso di farsi da parte. Ragazze, lui. Non potete capire. Grande Fratello, Shaila gatta confessa tra l'imbarazzo. Nella notte, Shaila ha confessato a Pamela, Ilaria ed Eleonora del trio di Non è la Rai di provare una forte attrazione fisica per Javier. Ragazze, mi ha fatto se, capite cosa intendo? Ha ammesso, utilizzando un'espressione dialettale per descrivere la sua attrazione per l'argentino. Il cambiamento di Shaila è emerso dopo un nuovo confronto avuto con Javier. Ho cercato di vederti in modo diverso, ma non ci riesco, le ha detto lui. Ancora mi fai un certo effetto. Non ti toglierò mai il saluto, ma ho fatto anche cose che non mi appartenevano pur di piacerti, e mi sono snaturato. Ho capito che non potrò mai vederti solo come un'amica, sono un po' imbarazzata, ha replicato lei. Ti stimo e apprezzo il tuo atteggiamento. Ti chiedo scusa, mi prendo le mie responsabilità. Io sono serena, se preferisci stare lontano da me, fallo pure. Sono io che ho dei problemi, dei limiti, delle paure, mi chiudo. Dopo questa conversazione, Shaila è corsa dalle ragazze di Non è la Rai. Con loro ha parlato apertamente dei suoi sentimenti verso Javier, mi fa un certo effetto, mi sento una sciocca. Mi fa bollire il sangue. È stato dolcissimo, mi ha detto che non riesce a vedermi come un'amica. Domani sarò gentile con lui, gli porterò una tisana o qualcosa del genere. Che bello, mi piace. Ragazze, è un vero uomo, maturo, che meraviglia. Avevo bisogno di tutta questa confusione per capirlo. Ora ho le idee chiare. Shaila poi è entrata nel dettaglio del dialogo avuto con l'inquilino, a un certo punto mi ha detto, perdonami se non ti do molta corda, so che tra noi non c'è speranza. Io dentro di me pensavo, la speranza c'è, e come se c'è. Mamma mia. Poi ci siamo abbracciati. Ragazze, mi ha fatto s, capite cosa intendo? Ecco tutto.